Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come state? Spero tutto bene. Io sono molto molto contenta di girare questo video perché sono stata in edicola e quando la Ale va in edicola combina sempre guai e oggi appunto andremo a vedere che cosa ho preso e in realtà ho preso delle buste sorpresa. Queste qui sono di Disney e sono Tsum Tsum e sono squishy. Quindi andremo ad aprire queste buste sorpresa fantastiche. Tra l'altro ci sono veramente un sacco di personaggi che si possono trovare e sono veramente curiosissima di vedere che cosa ho trovato. Tra l'altro vorrei anche poter fare anche di questi dei portachiavi, perché nonostante siano squishy all'interno magari riesco a trovare un metodo per infilare magari un gancettino eccetera per poterli utilizzare come portachiavi e non magari qua e là per casa. Ecco, mi raccomando ragazzi, se questa tipologia di video vi piace, quindi spacchettamenti di buste sorpresa varie trovate in edicola vi piace, mi raccomando supportatemi con un like qui sotto e iscrivetevi ovviamente al canale se non siete ancora iscritti, attivate anche la campanella. Vi dico di attivare la campanellina perché così vi arrivano tutte le volte le notifiche relative ai nuovi video in uscita, quindi mi raccomando. Se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi anche lì, mi trovate come orsotopotto88. Seguitemi su TikTok, mi trovate come Alessandra Makeup and Nails. Se vi va, seguitemi anche su Vinted, lì invece mi trovate come orsotopotto88. Su Vinted pubblico ogni tanto cosine nuove in vendita o comunque cose che non utilizzo più. Ma io direi di partire subito perché sono una ragazza molto molto curiosa come le scimmiette, insomma. E quindi sono curiosa di vedere che cosa c'è all'interno. Allora, ogni busta l'ho trovata in edicola e costa 4,99 euro. Sono morbidi e soprattutto dovrebbero essere profumati anche. Non lo so, potrebbero anche essere profumati. Disney Pixar comunque visti in TV, quindi molto probabilmente fanno anche delle pubblicità in TV. Questi sono i personaggi che possiamo trovare all'interno. Guardate quanti. Io mi piacerebbe trovare Mike Wazowski, che chiamava nel suo si chiamava Orsottopotto con la sua fidanzata Mike Wazowski. Orsottopottina, Orsottopotto, sì. E quindi da lì è partita la mia Orsottopotto. Comunque, vabbè. Vorrei trovare anche Ariel, mi piace molto. Mickey e Minnie, vorrei trovarli assolutamente. Vabbè, ragazzi, io direi che possiamo iniziare subitissimo. Allora, prima bustina. Apriamo. Non ci credo. Allora, troviamo Topolino. Allora, questo qui è Topolino. C'è anche la brochure con tutti quelli che possiamo trovare all'interno. Questa qui però appunto è quella di Topolino. E Topolino, ma ragazzi, è bellissimo. Allora, Topolino è questo. Ha anche il corpo, è squiscioso. Mamma mia, ma che meraviglia. Cioè, povero Topolino, vabbè, non facciamogli tanti segni. Comunque, questo qui è Topolino, ma guardate che carino. Ma mi piace un sacco. Wow, va bene, Topolino è molto carino. Vorrei vedere di, non so, perché essendo un materiale un po' strano, a parte che li potete anche tenere da appoggio così, però non lo so, vediamo, se magari trovo Mickey e Minnie è possibile che li possa mettere da qualche parte. Vediamo. Se trovassi qualche altro personaggio magari li uso come portachiavi. Però appunto vorrei capire come fare infilare un gancio qui dentro. Non lo so, vediamo. Qualcosa sa. Comunque, Topolino l'abbiamo subito trovato, quindi sono molto molto contenta. Wow. Apriamo questa. Allora, speriamo di non trovarli doppi, perché sinceramente 4,99 euro trovarli doppi. Vabbè. Oh, ma che carino! Io questi li sto adorando. Cioè, io sto adorando. Allora, troviamo Chip e Chop. Non mi ricordo. No, Chop troviamo. Eccolo qua. Chop. Di Chip e Chop. Ma che carino, ragazzi. Guardate che carino.
Tra l'altro, ho visto insieme alla Ela, a Daniela, ho visto che su Zuiki o da Zuiki ci sono le magliette di Chip e Chop. Io qui ancora non le ho trovate, probabilmente le acquisterò sul sito a questo punto. Comunque, ragazzi, guardate quanto è carino, è simpaticissimo. Sono meravigliosi. Dai, 2 su 2 sono diversi. Cioè, l'Ale sicuramente in questi 2 troverà sempre le stesse cose. Mi auguro di no. Ma con la sfiga che ha l'Ale e con la gioia e le gioie che non arrivano mai, io le vedo sempre là che mi guardano e mi dicono: ma perché dovrei venire da te, insomma? Ecco. Sicuramente sono uguali. Io spero tanto di no, ragazze. Vabbè, dai, apriamo questa. Spero tanto di non trovare, sinceramente. Allora, gli unici che non vorrei trovare sono Pippo e Pluto. Proprio anche no, grazie. Anche Baymax è bellissimo. Vabbè, dai, apriamo. Ale, stai zitta perché sennò il video dura ore infinite. Non si vede neanche niente da qui dentro. No, vabbè. Vediamo cosa c'è. Io sono come i bambini piccoli, ragazzi. No, va bene. Ho trovato Elsa. Allora, ho trovato Elsa, ragazze. Questa deve finire assolutamente come portachiavi. Questo sembra un po' un birillo. Vabbè, comunque. Guardate che carina. Ma i faccini di questi personaggi non sono meravigliosi. È fatta un po' a cilindro. Boh. Carina, ma gli altri sono fatti proprio un po' diversi. Questa. Ah, ma perché gli altri hanno effettivamente il sederino degli animaletti, mentre Elsa effettivamente ha il vestito e quindi sono diversi. Vabbè, in ogni caso Elsa è bellissima. Ragazze, ma io li amo. Profumano da matti. Buonissimi. Comunque Elsa, io di questi devo andarmi assolutamente a comprarne altri, cioè. Ma io mi sto emozionando. Allora, io li sto adorando. Questi 3 momentaneamente sono adorabili. Adorabili. Speriamo nel quarto. Dai, speriamo che sia diverso, ragazzi. No, speriamo di no. Allora, ragazze, a sentirlo sono delle orecchie. Mi auguro che sia Minnie e non sia. E non sia di nuovo Topolino. Sento delle orecchie. Boh, vabbè. Ormai è fatta quel che è. Speriamo che sia Minnie, speriamo che sia Minnie. Cioè, sentivo delle orecchie, infatti gli unici che hanno le orecchie sono Minnie e Topolino. Poi potrebbe avere anche qualcosa di rialzato Belle, ma sì, Belle, scusatemi, Biancaneve, ma il resto non hanno le orecchie. Oh, ho trovato Minnie. Cioè, raga, io volevo Minnie e Topolino in realtà subito. Perché ve l'ho detto, la mia passione sfrenata per Topolino e Minnie non ha senso, perché io non ho mai. Allora, Topolino non è che mi stesse molto simpatico all'epoca, vi dirò. Poi, non lo so, c'è il momento della tuta, c'è il momento della felpa, c'è il momento di quello. È arrivato anche il momento di Topolino e quindi da un po' me lo sto portando dietro questo momento. E io adoro Topolino, cioè, vabbè. Ragazzi, Minnie e Topolino, guardate che carini. Il sederino di Minnie con la codina, anche Mickey ha la codina nera. Ma sono meravigliosi. Cioè, sono squishy. Wow. Sono bellissimi questi 2. Questi, vabbè, non lo so, vediamo un po'. Forse averli trovati così, questi 2, molto probabilmente li tengo così. E mi farò magari un portachiavi con Elsa o un portachiavi con Chop. Non lo so, vediamo. Adesso ne devo sicuramente andare a prendere degli altri, sperando di non trovarli uguali, ecco. E allora, una bustina me l'aveva presa di queste, non lo so a caso, me l'ha presa mia sorella, quindi non saprei dirvi qual era, sinceramente, perché poi le ho messe tutte insieme alle mie. E lei mi ha preso anche questo Topolino, è più morbido di Minnie. Questo è un po' più mollo.
anche questo. Vabbè, comunque carini tutti e due, molto. Allora, oltre una bustina di queste, mia sorella mi ha preso una bustina, mi pare, dei My Little Pony. No, forse My Little Pony l'ho comprato io. Lei mi ha preso un'altra bustina, che quindi andremo ad aprire poi insieme. E sono contentissima. Adesso ne devo andare a prendere a pescare qualcun'altra, perché sono veramente super 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 cute. Mi piacciono un sacco, guardate che carini. Con questi faccini tenerissimi. Sono bellissimi, basta. Bene, il video di oggi direi che ci ha regalato grandi gioie, meno male, perché sennò 4,99€, sinceramente puoi trovarli tutti uguali. Allora, questo è un po' la cosa delle buste sorpresa, cioè io compro una busta sorpresa ma non so che cosa c'è all'interno, ovviamente. Quindi vai un po' così a caso, ecco, e trovarli poi uguali ti scoccia un po', e a me sarebbe scocciato tantissimo trovarli uguali, ve lo dico proprio con sincerità. Però sono molto contenta perché li ho trovati tutti differenti e quindi molto bene. Brava, brava, brava. Bene, dopo questo spacchettamento unboxing, io direi che possiamo finirla qui. Allora, mi raccomando, continuate a seguirmi per nuovi video, mi raccomando, anche perché lo sapete che ne escono circa 3-4 a settimana, 3 sicuramente, 4 a volte, comunque 3-4 a settimana escono. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere con un commentino qui sotto, mi raccomando, qual è stato il vostro preferito e se anche voi li avete trovati in edicola e se vi piacciono. Il mio preferito in assoluto sono loro due, assolutamente, sì, assolutamente loro due, mi piacciono un sacco. Gli altri due anche, però i miei due preferiti sono Minnie e Topolino. Quindi niente ragazze, noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!